Fuji Pastore Crespi. Crespi Calderini. Crespi Calderini. Cazzo, non la ricorderò mai. E buongiorno mondo. Anche oggi sveglia alle 6 per andare a fare un trekking ai rifugi Pastore, Crespi e Calderini. Ebbene sì, di sto passo, se continuo a fare solo trekking, mi toccherà andare a vendere la bicicletta, visto che non la sto più usando. Bene, come avete visto ci siamo fermati a Doccio per fare una seconda colazione perché dobbiamo caricarci di energie per fare questa camminata con 600 metri di dislivello al quale noi non siamo assolutamente abituati. So che per alcuni sarà un gioco da ragazzi, ma per noi vecchi, decrepiti e gente stanca sarà comunque dura. A dopo! Ed eccoci finalmente all'inizio del sentiero per i rifugi. Ed eccoci finalmente all'inizio del sentiero per i rifugi Pastore, Crespi e Calderini. Abbiamo lasciato la macchina giù al parcheggio e stiamo andando su senza usare neanche la navetta, ma perché siamo un po' tirchi. O forse perché un chilometro in più di camminata ci fa solo bene per le nostre panze, visto che siamo dei vecchi ciccioni. Volevo vedere se te ne saresti accorto, ma niente, potevo morire. La fortuna non sembra essere dalla nostra. La strada più bellina per il rifugio Pastore è quella che corre lì dietro ed è da 30 minuti, solo che là in fondo è sbarrata con una rete perché c'è stata una frana, quindi ci tocca fare questa qui, che è quella asfaltata da 45 minuti, è decisamente meno piacevole, ma questa è e questa facciamo, quindi a dopo, si cammina. Cioè, abbiamo fatto solo 15 minuti, non un'ora e 15. No dai, ma veramente siamo a metà strada. Ci siamo fermati a fare una pernacchia. Bene ragazzi, abbiamo fatto una lunga sosta, abbiamo mangiato il nostro couscous fatto a casa bello fresco con la mentuccia, poi siamo andati a prenderci un caffè al rifugio Pastore, dove abbiamo preso anche due dolci giusto per reintegrare i grassi e gli zuccheri. Ora siamo ripartiti in direzione rifugio Crespi. Il clima è avverso, ma la zona, come potete vedere, è stupenda e quindi camminiamo e andiamo su prima di prenderci l'acquazzone, anche se siamo muniti di Keyway. A dopo ragazzi. Ok ragazzi, un'altra cosa che devo dirvi, visto che noi siamo un po' delle chiaviche e non dei camminatori esperti, le tempistiche di questi sentieri per arrivare ai rifugi non le stiamo per nulla rispettando, ma è anche normale.
ci fermiamo, fotografiamo, riprendiamo fiato perché appunto siamo dei vecchiacci e non ce la facciamo solitamente, quindi ce la stiamo prendendo proprio comoda e per goderci i paesaggi che sono, come vedete, stupendi. E mi raccomando, in montagna quando camminate dare sempre la precedenza alle vacche, sempre. Quest'ultimo pezzo per arrivare al rifugio Calderini è abbastanza tosto, ma guardate il panorama là sotto, stupendo, ma si sale, si continua a salire, imperterrito, mancano 400 metri e siamo arrivati, pian pianino non ce la facciamo e forse siamo anche graziati dal meteo, non sta ancora piovendo, ha dato due gocce prima, e sotto la cascata. Quello è il rifugio Crespi Calderini che abbiamo conquistato. Adesso facciamo sto sentierino qua, giusto per arrivare al punto panoramica là sopra, fare due foto e si torna giù prima che piova. A dopo. Ragazzi, devo dire che ne è valsa davvero la pena. Un po' faticoso, neanche tanto, ma guardate un po', 360 gradi di pura goduria. Peccato la giornata, stamattina c'era il sole, adesso è un po' tutto nuvoloso, ma stupendo, posto stupendo. Ragazzi, due foto e si torna giù a valle. Ciao. Molto bene ragazzi, come vedete siamo già in macchina direzione Vercelli, alla fine della fiera abbiamo fatto quasi 11 km di camminata con 690 metri di dislivello positivo per arrivare fino al secondo rifugio. Ammetto che il ritorno, gli ultimi 2 km dalle cascate dell'Acqua Bianca al parcheggio dove avevamo l'auto, li abbiamo fatti con la navetta perché eravamo veramente bolliti. Ma questa è una nota positiva perché vuol dire che stanotte dormiremo come dei pascià, proprio perché siamo cotti persi. E quindi buonanotte a tutti e alla prossima avventura. Ciao!